Ci tenevamo a chiedere scusa per questa annata disastrosa, perché abbiamo fatto malissimo, e ci tenevamo a chiedere scusa a tutto il popolo pescarese, a tutti i tifosi che seguono il Pescara. Ledian, c'è qualcosa che si può salvare in questo campionato? È difficile, secondo te? C'è poco da salvare, poco. C'è da ripartire un nuovo anno cercando di salire di nuovo immediatamente. E guardando quello che sta facendo il Crotone, c'è ancora più rammarico, perché crediamo che questa squadra, lo ha detto anche Zeman, il Pescara non è inferiore al Crotone. Ma sicuramente, ora coi se e coi ma non si va avanti, però già dall'inizio ci sono stati tanti sbagli da parte di tutti, soprattutto da noi che scendiamo in campo. E penso che quest'anno ci serva da lezione per il futuro. Hai parlato di futuro, l'ultima prima di lasciarti ai colleghi, tu hai il contratto, come d'altronde anche Alessandro Bruno, però diceva Bruno, i contratti spesso lasciano il tempo che trovano. Tu saresti convinto di ripartire il prossimo anno nel Pescara in Serie B? Ha detto bene Bruno, i contratti ci sono, ma a volte è come se non ci fossero. È inutile parlarne ora, quelle sono decisioni che poi si decidono con la società, con l'allenatore. È inutile dire io di qua, io di là, io rimango a vita, io vado via, perché non serve. Ci sono tante cose che dipendono per il futuro, se uno va bene all'allenatore, se va bene alla società, se va bene all'ambiente, ci sono tanti fattori, quindi è inutile ora parlare dei giocatori che rimangono, giocatori che vanno via. Io ho un contratto, sto bene a Pescara, sono sempre stato bene, l'ho detto anche settimana scorsa, quindi vale lo stesso quello che ho detto settimana scorsa.